Allora, Lescano, sei tornato in campo con il Picerno per qualche minuto. Adesso c'è l'Avellino, che è la squadra che all'andata ti ha regalato la prima gioia, la prima di otto. Sì, diciamo che non sono molto contento per questo mio momento, che sto trovando poco spazio, anche se in allenamento sto andando forte, sto cercando di dare il massimo. Ieri sono entrato in un momento in cui la partita purtroppo era già, diciamo, non decisa, ma mancavano 10 minuti alla fine, c'era un po' di confusione in campo, ecco. Per quanto riguarda la partita di domenica, di venerdì, scusami, penso che bisogna dare un segnale, non con le parole, ma con i fatti. Io so quanto ci tiene il tifoso del Pescara alla partita con l'Avellino, come quella col Foggia, e spero di ripetermi se avrò la possibilità di giocare per dare una gioia prima di Natale. Ecco, hai detto una cosa importante, hai detto: mi alleno, sto bene, ma non ho spazio. Ti sei chiesto il perché? No, in senso, sinceramente non lo so. Enrico, tu lo sai com'è a Pescara, no? Il tifoso è uno che si fa sentire molto. A me mi capita di ricevere tanti messaggi anche in mezzo alla strada, chiedendomi se io sto male, se io ho infortuni, se io ho la testa altrove. Giustamente queste cose non mi piacciono, no? Perché io ho sempre dato la disponibilità al Pescara dal primo giorno, ho rifiutato, voi lo sapete, in estate altre piazze per venire qua. Giustamente, avendo fatto 8 gol e 6 assist e dopo le 3 sconfitte, tra virgolette, sono stato fatto fuori io, ma non penso di essermi mai comportato male, né con i miei compagni, né con la società, né con l'allenatore. Però sembra di capire che sei molto arrabbiato. Sì, perché giustamente ci sta la scelta tecnica, ma non ci sta tutto quello che viene detto al di fuori, no? E quindi niente, io vado al campo, mi alleno sempre col sorriso, i miei compagni mi vogliono bene come io ne voglio a loro, e spero che niente, di avere lo spazio e di ritornare a dare una mano come l'avevo data fino a quando avevo tempo e minuti in campo. Ma con il tecnico Colombo hai parlato magari privatamente, se puoi dircelo? No, ultimamente no, non ho avuto nessun confronto, ma non penso che l'allenatore debba dare spiegazione a me o a un altro, perché giustamente il calciatore fa il calciatore e prova a fare il massimo, l'allenatore fa l'allenatore e fa le scelte, noi siamo tesserati, bisogna rispettarle perché c'è il mister che comanda e noi siamo i giocatori e bisogna stare alle sue scelte. Infatti non c'è stato nessun tipo di litigio, nessun tipo di esclusione, sono solo scelte tecniche che io rispetto e vado avanti sulla mia strada. Ti chiedo l'ultima cosa, guardi anche al mercato, stai bene a Pescara, visto che comunque hai detto delle parole importanti? Ma non lo so, nel senso io non nel senso non ho mai detto di voler andare via, nel senso sono appena arrivato, tra virgolette, da poco, poi può succedere qualunque cosa, e io sto bene qui, la gente mi vuole bene, ho avuto tante occasioni di giocare, ho fatto i miei gol, ho fatto le mie prestazioni. Adesso ci può essere un momento un po' così, ma io per il momento non ci penso al mercato, perché ti ripeto, abbiamo venerdì una partita difficilissima e io finché sarò qui darò tutto per questa maglia, poi le decisioni tante volte vengono prese insieme e quindi io per adesso sto bene qua.